Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Come vedete siamo sempre dal benzinaio con la mia Z900. Oggi sono ritornato a fare dei vlog, dei video così normali. Io anche d'inverno ho sempre girato, mai fermata l'assicurazione. E nel frattempo ho imparato a fare anche un po' questo. La moto è depotenziata, attualmente ancora, a 50 cavalli. E però tra poco vedrete anche un nuovo progetto che sto... Al momento sto ancora cercando di fare, quindi però uscirà qualcosa di bello. Oggi è il 2 febbraio se non sbaglio e devo dire che vabbè, di giorno fa abbastanza caldo, ci sono 10 gradi forse, no forse anche 9, vabbè comunque fa caldo. Là, qua si passa? Stai là, ciclista? Basta, calmiamoci. Ho preso i guanti estivi, ma giusto per impennare meglio. E lo so che adesso alcuni penserete, sì, ma non proteggono niente, lo so, anch'io lo penso, però è come se avessi la mano libera, quindi sono un po' più agile rispetto con quelli da pista, diciamo, quelli grossi. Sto ancora imparando, devo cercare di trovare il punto di equilibrio, che è questo più o meno. Che scoppi! Quando la ripotenzierò sarà molto più facile. Adesso ci devo andare di forza, devo sfruttare un po' di tecnica. Non c'è potenza, c'è potenza, però devo sfruttarla davvero bene. Però piano piano sto imparando, quindi dai, ci sta. Vai, tagliami la strada. Madre mia, pizzeria. Ah, quanto mi sto divertendo con questa Z-tina. Appena riesco mi fermo e vi faccio vedere la moto un po' da fuori, magari ve la siete dimenticata com'era. Vai, scoppiamo. Oh, nessuno che guarda. Merda, gli ho spaccato il timpano, nessuno che si gira. Io spacco i timpani, nessuno che guarda. Ah, quelli si erano girati. Oh, qua è una bella strada per impennare. Però c'è quel furgone. Mannaggia te, Nanni. Mannaggia. Oh! È pattinata lì. Certe volte bisogna anche frenare. Solo alcune volte, non è sempre obbligatorio, è facoltativo. Però poi ci rimettete. Basta. Ecco la polizia. C'era la polizia a sinistra.
Non so se sei visto sulla telecamera. Che fai, non la cacci una penna? Che fai, non la cacci una penna? Cioè io per alzarla devo essere in seconda, minimo 30 all'ora e un massimo di 45, però devo sfrizionare al limitatore. Quindi io adesso ai 60 all'ora, se voglio impennare, non riesco. Cioè lei non ce la fa. A meno che non prendi un brasiliano in ciabatte che ti fa quel movimento destra-sinistra e te l'alza di natura, non so come si. Non so come fanno. Una tirata. Bene che scoppio. Corri amico, corri. Allora, fermiamoci un attimo qua alla Ducati finché registra ancora sta GoPro. Niente, lei è la piccolina ancora depotenziata. Entro l'estate vorrei ripotenziarla per bene, fare altre modifichine, targa pieghevole. E niente, vi piace o no? Scrivetemelo. A me piace, giustamente, se no non lo compravo neanche. Quello va forte, quello va forte, quello è turbo. E niente ragazzi, se vi è piaciuto questo mini giretto di inizio febbraio, sapete cosa fare, non sto qua a ripetere, tanto lo dico con tutti, perché dovrei dirlo pure io. Grandi! Adesso gli caccio una pena che se la ricorderanno a vita. Spero di farla bene. Chi è che vuole essere visto su YouTube? Salutate qua! Adesso, spero mi trovino. I ragazzi casati. Vabbè, stavo dicendo 10 minuti fa, se vi è piaciuto sapete cosa fare. Noi, vabbè, magari presto farò un video con un T-Max, ve lo presento. E quel T-Max possiede uno dei turbati di Bologna, quindi c'ha delle modifichine, quindi ci sta. Lo metterò dopo di questo. Quindi dai, ci vediamo.
Ciao ragazzi!